Salve a tutti, sono Tom Hooker. Cercherò di rispondere il più brevemente possibile ad alcune non verità nella risposta di Denaro del 3 novembre. Comincio con la falsità numero 1. Mad Desire è uscito con la Gong e non la Baby Records. E poi ha venduto 80.000 mix, non milioni di copie, come ha detto più volte. Falsità numero 2. Dan dice a 1 minuto e 31 che Mad Desire è stato uno dei brani più venduto di Denaro. Anche questo non è vero, non è neanche entrato in classifica Rai. Falsità numero 3. A 1 minuto e 50 sostiene di averlo detto mille volte che Tom Hooker gli ha prestato la voce. Dall'85 all'87 Tom Hooker ha prestato la voce a Denaro. L'ho detto mille volte, l'ho detto nel mio programma televisivo Radio Arvo che conducevo, di cui ero anche il produttore esecutivo assieme a Turatti. L'ho detto in una puntata di Meteore assieme a Silvio Pozzoli, all'epoca cantante di Mad Desire. Adesso vi faccio vedere Matricole e Meteore. Ma la persona che ha cantato i primi 3 milioni di dischi venduti è qui e si chiama Silvio Pozzoli. È lui! Eccolo! Allora, la verità, questa persona, sono tra l'altro molto amici, venite in qua, venite per la luce, questa persona, ecco, vieni Silvio. Questa persona ha prestato la voce agli inizi della carriera a Denaro, poi Denaro ha imparato a cantare, infatti ha cantato dal vivo ed è diventato bravissimo. Gene! Ma che fai? Non farlo nella tua agenzia, tu non puoi fare questo alla mia faccia. Ma chi ti frega? Vabbè, perché non li hai cantati tu? Ma non è vero, non è vero! Li hai cantati tu, Dan! Ma soltanto il primo disco! Appunto, non l'ha detto che Tom Hooker gli dava la voce per Future Rain dopo Mad Desire. Falsità numero 4. Dice poi che ha cantato dall'88 in poi, e quello non è vero, perché l'LP Lies dell'88 l'ha cantato un certo Anthony James, e se ne parla sul blog musicblog.it. Adesso facciamo sentire. Falsità numero 5. La Baby Records gli ha impedito di cantare non perché non sapeva cantare, ma per il fatto della pronuncia. Dan ha fatto vedere il 3 novembre come cantava, perché ha cantato a cappella. Io non dico che canta male, dico solo una cosa: la regola, il tempo, l'intonazione. Nella strofa il tempo è dappertutto, non accelera. Poi nell'inciso cambia di mezzo tono, sale di mezzo tono, invece non è crescente o calante, è proprio salito. Adesso vi faccio sentire. Sometimes I wonder why I'm feeling, and sometimes wonder what I'm doing. Maybe there's an answer in my heart to tell me what to do. Allora, e il ritornello faceva: born to love and to live, life is a movie, you could be the star. Ok, l'avete sentito. Falsità numero 6. A 2 minuti e 58 Dan dice: il business Denaro ha procurato 100 miliardi di vecchie lire. Chiaramente 100 miliardi non è vero. Falsità numero 7, a 3 minuti 24, già siamo al numero 7, dice che Tom Hooker era già andato a casa nell'88. Io sono Tom Hooker e sono rimasto in Italia fino al 94, 6 anni dopo. Falsità numero 8. Dice di nuovo l'album Lies era cantato da lui, invece da Anthony James. Adesso facciamo sentire. Denaro
L'ha detto e l'ha scritto pubblicamente su di Facebook. Dal 1988 ad oggi tutte le registrazioni musicali sono state cantate da Stefano Zandri. Ora vi faccio sentire tre pezzi dove, al mio parere, sono tre cantanti diversi. Il primo uscito nel 94, il secondo nel 2004 e il terzo nel 2009. You and the sunshine go to my head and it drives me wild. You and the summertime got to my heart and it's for a while. When you're living a vacation, every night you can go wild. Crazy situations, you can play just like a child. You change my time, change my way, and it will never be the same. Eccoci qua, falsità numero 10 a 6 minuti. Scusate. Lì dice che usa al 90% le basi che ha fatto da Moroldo nelle sue serate. Quello non è vero, perché abbiamo trovato 30 video dove non usa le sue basi, quelle lì, su YouTube. Allora, siamo alla falsità numero 11 già. 11. Quando parla dell'album della Saifam, Dan Harrow, The Legend, dice che ha cantato quell'album lì. Invece quello non è vero, perché sono andato a sentirlo quell'album. E Don't Break My Heart è chiaramente la mia voce, e Future Brain anche, senza il mio permesso. Falsità numero 12, dice di aver vinto 2 Grammy. E poi dice, non so, lui Grammy 8, dice anche Pinco Pallino Grammy. No, Grammy è un marchio registrato come Oscar. Un Grammy è un Grammy, non è un Grammy 8. Ha detto 2 Grammy, vi faccio vedere subito nel video. Ho venduto un totale di 20 milioni di dischi, ho vinto 2 Grammy, 8 dischi d'oro e 2 di platino. E adesso ritorno alla musica. Falsità numero 13. A 9.25 dice che devo comprare il Masters della Sony, però il 20 ottobre mi ha scritto che li aveva comprati lui. Non lo sapevi, vero, che li ho comprati io? Allora, qual è il falso, qual è il vero? Li ha comprati lui o li devo comprare oggi? Dal 3 novembre li devo comprare dalla Sony. Il problema è quando uno dice una falsità se non se lo ricorda. Invece la verità non si dimentica mai. Falsità numero 14, a 9.48, dice: tu non sei proprietario di niente e ho scoperto che la mia voce non è più mia. Questo è anche una falsità, perché posso provare che la voce è mia. E Dan l'ha anche ammesso e l'abbiamo ora su video. Guardiamolo ancora. Dall'85 all'87 Tomuka ha prestato la voce a Dan Harrow. Tocca a Dan di far vedere il documento dove c'è la mia firma e che gli do l'autorizzazione di usare la mia voce nel 2010, per esempio. Voglio vedere le prove. È troppo facile dirlo senza provarlo. Poi mi sfida e dice che userà la mia voce finché vuole. Ma se fossi bravo a cantare come dice lui, perché insiste ad usare la mia nelle sue basi? Adesso siamo alla falsità numero 15. Dice a 9 minuti e 39, parlando che usa le basi, allora lo ammette, dice: già normalmente non lo faccio, lo faccio raramente. Allora, tutti sti video che ho visto su YouTube usa la mia voce. Io non so neanche se ha la base senza, perché non ho mai sentito una volta senza la mia voce. Abbiamo trovato 30 video, sono tanti, su di YouTube, dove anche Mad Desire
usa la mia voce, non quella di Silvio Pozzoli, la mia, perché l'ho ricantato nell'EP. Riconosco la mia voce. Falsità numero 16. Questa... I produttori dei Milli Vanilli hanno dovuto restituire tutti i soldi ai loro fans. Avranno venduto milioni di copie e i produttori hanno restituito i soldi ai loro fans. Cosa? Un milione per 15 euro? Te lo do. A te ti restituisco i soldi. Un milione di volte. Cioè, quanto tempo ci vuole? 10 anni? Un milione di volte. O due, non so quanti milioni di copie hanno venduto. Ok, basta con le falsità di denaro. Adesso rispondo alle accuse di Diana Zaccherini. La signora Zaccherini: non ho mai dichiarato che Dan sniffava cocaina, come dice lei. Ho fatto una domanda, c'era un punto interrogativo. Mi aspetterebbe da denaro di girare le cose. Come quando ho detto sparare, intendevo sparare delle cavolate. Non mi aspettavo una cosa ridicola da un'avvocatessa. Mi può anche diffamare. Vi faccio vedere cosa mi ha scritto Dan il 24 settembre. Denaro ha scritto questo sulla bacheca pubblica di Facebook. Io e Tom ci siamo sempre rispettati e abbiamo lavorato tanti anni insieme, con armonia. E Turati e Miki sono testimoni del fatto che mai e poi mai abbiamo litigato una volta. E poi... E rinnovo l'invito a Tom di preparare un brano insieme, così finalmente potranno comparare le voci e la leggenda metropolitana potrebbe andare avanti. Un bacio grande, Tom. Dan. Dopo una settimana leggiamo questo sulla bacheca pubblica, che secondo lui beviamo troppo e poi che esistiamo ancora grazie al fatto che è esistito lui. E poi scrive che fa centinaia di concerti ogni anno. Era lui che voleva fare il duetto e non che ha rifiutato, come dice la signora Diana. La realtà è che Dan si è offeso perché doveva pagare la produzione e ha poi cominciato a lanciarmi delle accuse e poi sono diventate delle minacce, come sappiamo. E adesso, se vuole andare per vie legali, ha tutto da perdere lui. Perché si è comportato illegalmente per anni lui, non io. Poi la signora Zaccherini dice che Dan fosse convinto che fossi un fake profilo su Facebook. Questa è la scusa. Dopo aver parlato di ricordi a Ibiza durante il Festival Bar che soltanto io e lui potevamo sapere. Questa è una farsa. Questa sarebbe la scusa per le sue minacce, che veniva nella città di ubriaconi a darmi dei calci nel mio sedere molle, che non sapeva che ero io. E poi ho delle foto recenti su di Facebook, come fa uno a averle? No, è successo invece che Dan si è arrabbiato con me. Ha saputo per forza che mi ero rimesso a cantare, perché avevo un nuovo disco. Per fare il duetto doveva sapere che cantavo di nuovo, perché mi sono fermato per 16 anni. Facendo questo nuovo disco, con la stessa voce che Dan Haro usa sulle sue basi durante le sue serate, è questo che gli ha dato veramente fastidio. E quelle sono le ragioni che mi sta attaccando.